Buongiorno, buongiorno, benvenuta, benvenuto e bentornati sul canale. Aggiustiamo la camera, eccoci qua. Sono le 9 e un quarto e abbiamo 6 gradi. Non so se si vede. Stanotte ho dormito dentro in auto nella Gigia perché sono sul bordo strada, qua non c'è posto per niente e comunque è pieno di furgoncini, di macchine, tanta gente viene in questo posto qua. Infatti non ha quel fascino delle altre terme che ho visto che erano poccagissima gente, quindi non consiglio di venire qua sinceramente, uno perché non c'è parcheggio, dovete stare al bordo strada tutti storti, quant'altro, io la macchina passo corto, quindi anche se sono un po' in discesa va bene, però non c'è un parcheggio, non c'è niente, anche perché ci sono le terme a pagamento attaccate, quindi sinceramente non vi consiglio di venire qua. Va bene, dai, adesso non ho niente per colazione perché ieri non sono andato a fare la spesa e quindi mi metto in accappatoio e vado a farmi un po' di terme. Eccomi, in tenuta sotto c'ho l'accappatoio, il poncho, il costume da bagno, il giubbotto. Tanto devo fare 50 metri. Come vedete si sta tutti storti qua. E quindi non c'è un parcheggio vero e proprio. Quindi non consiglio di nuovo di venire qua. Perché, guardate. E adesso ci sono poche macchine perché sono le 9 e mezza di mattina. Ieri che sono arrivato al pomeriggio non c'era un buco, ho fatto 4 volte su e giù per trovare un posto. Ci sono anche delle vecchie rovine. Comunque queste terme hanno una puzza di uovo marcio incredibile, guardate quanto vapore che esce. Va bene, dai, andiamo un po' in acqua. Ed eccomi finalmente godermi ciò che la natura ci offre. È davvero incredibile, momenti di vero relax dove non riesco nemmeno a sentire le voci intorno a me. Sono così immerso in questo momento che mi sento davvero bene, anche se devo ammettere che entrare in acqua non è stato facile. Sentivo il colore dell'acqua che mi sembrava di scottarmi, questa è la reazione dal freddo al caldo. Comunque è davvero un'esperienza incredibile. Che dire, non ho parole. Tantissima roba, muleria, veramente bella. L'acqua dovrebbe essere a 48 gradi, infatti l'impatto iniziale è stato duro perché il freddo della notte in macchina, come sapete, non ho il webasto, non ho niente, solo il sacco pelo. Entrare dentro è stata dura, però una volta che sei dentro via. È bello che adesso sto uscendo un 5 minuti, poi rientro e non ho freddo, è incredibile come si sta bene perché ti scaldi veramente le ossa dentro. Infatti una cosa che faccio quando sono a casa, che magari capita o sono nel van, in campeggio così, che ho freddo, subito una doccia bollente per tornare a temperatura. E questo nei giorni scorsi con Lucy mi sono arrabbiato tantissimo perché aveva freddo e aveva un po' di febbre, gli ho detto di fare la doccia calda bollente e lei con la sua teoria, no, io mi lavo, faccio la doccia solo per lavarmi e si è ammalata. Se magari faceva un po' il bagno caldo riusciva a non stare male. Vabbè, comunque tanta roba, amici. Wow, queste qua sono proprio toste, eh? Infatti ho avuto un momento di mancamento poi mi sono messo a bordo vasca a respirare un po' di vapore e ho avuto un po' di mancamento anche adesso, sono un po', adesso vado a sedermi in macchina. Uff.
e bevo qualcosa, anche perché non ho mangiato niente, però tanta roba. Mi sento un po' frastornato, come si dice, mi sento tutto balordo, una stanchezza intorno, veramente ti buttano giù queste terme. Allora, dove ho messo il mio cappellino? Qua sono i pantaloni. Ancora non mi becco un qualcosa, un malanno. Tasca del giubbotto. Faccio questo qua, che la mia cervicale si fa sentire ultimamente. Faccio un tè caldo e me lo assaporo. Comunque un'esperienza particolare, e come dicevo, io ho un po' di pressione alta, devo fare un po' di attenzione a queste cose, però la sensazione che quando esci dall'acqua bollente e stai fuori, con quanti gradi ci sono? Adesso c'è il sole che sta uscendo, sono le 10:30, 8 gradi. E 8 gradi neanche non li senti, veramente stai bene, poi vedi il tuo corpo che fuma. Adesso faccio un tè caldo, anche perché si suda un sacco e quindi bisogna portarsi sempre qualcosa da bere, cosa che io non faccio, però è bello perché ti rilassi veramente, ti lasci andare anche le cose negative. Infatti c'era un ragazzo vicino di me che era lì che stava meditando, poi lui è sceso anche al fiume, è andato a farsi il bagno al fiume, che l'acqua è fredda. Io non ho voluto rischiare perché, come dicevo, ho avuto questa cosa qua, però sono contento perché con la Gigia sto vivendo emozioni che vivevo qualche anno fa, che le ho perse, perché viaggiando in coppia con un van, un camper, e il viaggio è tutto diverso, e l'approccio è diverso. Infatti adesso ero lì in vasca, ho salutato, e c'erano 3 persone che arrivavano da Milano, avevano preso 3 giorni liberi per finire a farsi le terme qua, queste gratuite. E stavano tornando, abbiamo fatto una chiacchierata un quarto d'ora. Il bello di queste delle terme è che fai qualche chiacchiera con l'estraneo. E come dico sempre, se si è in coppia tendenzialmente si parla tra di noi, non è che si socializza molto, e invece viaggiando così si riesce a apprezzare il bello del viaggio. Sto fumando, quindi potete immaginare, si vede, potete immaginare quanto freddo fa fuori, però io ho un caldo, sono in maniche corte, e questa è la reazione della sauna, delle terme. Va bene, sta bollendo l'acqua. Dai, a più tardi. In attesa che l'acqua del tè si scaldi, mi godo il sole che è finalmente spuntato. È incredibile, amici, la sensazione di benessere che sto provando in questo momento è straordinaria. Ascolto i vari suoni e rumori che mi circondano. Ogni tanto passa anche qualche auto, ma non mi disturba affatto. Vivo in un mondo tutto mio e in questo momento non ho nemmeno la musica di sottofondo, cosa che faccio sempre. Sto davvero bene e vorrei che questo momento non finisse mai. È incredibile ciò che si riesce a vivere quando si è in viaggio. Tutti i pensieri, i problemi spariscono in questi momenti di serenità. A volte è importante vivere momenti come questi per ricaricarsi e affrontare al meglio le sfide quotidiane. Come spesso dico nei miei video, mi sento davvero fortunato a vivere queste esperienze. A volte penso a chi ero e cosa facevo in passato, per il fatto che amo vivere on the road. Potrei avere molte comodità come l'hotel, appartamenti per le mie giornate libere, ma preferisco restare in auto o in van. Di una cosa sono certo, la strada è una grande maestra di vita
e poterla vivere, secondo me, ti arricchisce un sacco come persona. Ed eccomi di nuovo in strada. E come sempre mi godo il paesaggio e la guida lenta. È vero, oggi inizia la fase del rientro, ma non ho fretta. Voglio godermi al massimo questi momenti. Non esiste né passato né futuro, solo il qui e ora. Bene, ora di pranzo. Mi ho trovato, sono a Siena. Mi ricordo che qua ero passato col monopattino in direzione di Roma. E mi fermo in un supermercato, faccio un po' di spesa per oggi e domani. Oggi ho voglia di mangiare un buon panino col salame. Bene, vado a fare la spesa e poi vi dico quanto ho speso. Bene, è spesa fatta. Mandarini, zuppa di fagioli, pane integrale, una baguette, biscotti, formaggio e salame. 10,31 euro e sono a posto per oggi. Perché c'ho ancora qualcosetta da mangiare per domani a pranzo e quindi sono a posto, dai. Bene, adesso mi troverò un posto dove andare e mi mangio questo bel panino. Spero di trovare un bel posto. Andiamo avanti. Bene, mi trovo nella Silicon Valley dei camper, qua in zona di Siena, Colle Valdelsa, Poggi Bonsi. Vediamo se vedo qualche stabilimento. Ho visto già una bisarca con dei furgonati. Vediamo se riesco a farvela vedere qualcosa e mi fermo a mangiare qua. Piacerebbe andare a visitare un stabilimento di camper, come lo costruiscono. Se c'è qualche utente che mi segue, che lavora dentro, magari mi faccia sapere nei commenti come poter fare, scusate la telecamera, come poter fare per fare un giorno di visita. Deve essere una visita veramente interessante. Va bene, andiamo alla ricerca. Bene, c'era solo un magazzino lì e devo spostarmi nella zona di Poggi Bonsi. Si sono spostati tutti là, io mi ricordavo Colle Valdelsa, ma si sono spostati tutti di là. Andiamo a vedere, c'è la X-Go, ho visto la Rimor, la Mobilvetta. Bene. Oh. Stavo andando, mi mancano 4 km la zona industriale di Poggi Bonsi e ho trovato una fortezza, ho deviato, ho detto vediamo, e c'è questa fortezza, adesso mi fermerò per il pranzo. Oh, wow, olivi. Wow, ma che bella. Spero di vedere anche un bel panorama. Ah. Fortezza, ve lo scriverò sotto in sovrappressione perché non me lo ricordo. Wow. Che meraviglia! E il bello è che quando viaggi vedi un qualcosa, un cartello, giri, devi, non hai orari, non hai niente e scopri delle bellezze nascoste. Ah, fantastico! Adesso andiamo a mangiarci il panino, va? C'ho una fame. Ah, che meraviglia! Mega baguette. Ho messo la sedia fuori così mi godo il sole che sta uscendo appena appena. Tanta roba, tanta roba. C'è una cosa, guardavo i freni, i dischi dei freni della Gigia. Se una cosa che mi piace della van life sono le cose semplici. Un buon panino di salame col formaggio,
una sedia, un po' di sole che sta svenendo fuori, ma fantastico. Il suono degli uccellini, non so se si sente. Meravigliosa. Non posso chiedere di meglio, ho tutto quello che voglio, ma soprattutto tanta tranquillità. Da solo, io, tanto gente, qualcuna la trovo, faccio una chiacchiera, sono, me la vivo bene la mia solitudine, sto veramente ad addio. Ed è fantastico e mi ritengo super fortunato ad avere tutto questo. Con poco ci si diverte, ci si rilassa. Come dicevo, sono veramente fortunato. E apprezzo ogni giorno che vivo queste situazioni qua. Tanta, tanta roba. Io mi auguro che anche voi possiate vivere esperienze simili, non van life, una passeggiata, una vacanza, dove che riuscite a trovare un vostro equilibrio, mettere a posto certi tasselli della vostra vita. Io ho bisogno di vivere questo. Eravamo in conflitto io e Lucy su questa cosa qua, ma e fa ancora fatica a capirlo, ma io sono tanto sotto pressione col mio lavoro, un po' adesso si sta mollando perché ho delle persone che mi aiutano, però comunque c'è della responsabilità, tutto deve funzionare bene, il cliente lì che ti sta addosso, sono sempre in contatto con la gente, sono a destra, a sinistra, cambio letto ogni tot giorni, cambio un letto perché sono in una città diversa, e finire il lavoro, tornare a casa subito mi è pesante, comincio ad essere pesante, divento nervoso, invece staccando così qualche giorno da solo, completamente da solo, mi fa bene e riesco anche a stare più tranquillo. Perché sennò ho visto l'anno scorso autunno, casa lavoro, casa lavoro, casa lavoro, bam, cioè quando non eravamo a casa, eravamo dal VAM, ero con Lucy, casa su e giù, non riuscivo a trovare il mio equilibrio, ero nervosissimo, gli ultimi lavori, chi mi è stato vicino lo sa ed è stata pesante. Invece così stacco completamente dal mondo del lavoro, stacco completamente da tutto e sono da solo e riesco a trovare un equilibrio, che è questo che dico sempre della wildlife. La wildlife deve essere un qualcosa che ti dà e ti fa stare bene. Poi lo condivido con voi, va bene. Certe cose non le condivido perché voglio assaporarmi da solo i momenti. Però i miei video potranno essere anche monotoni, però voglio farvi capire che anche con poco si può stare bene. Ho la possibilità di avere un van a casa, comodissimo, con tutti i comfort, eppure sono già da qualche giorno in giro con la gigia senza riscaldamento, non sto dentro in piedi, tutto quanto, però mi fa stare bene e questa è la cosa più importante. Quindi se avete anche voi una macchina vecchia, un furgone, prendete partite. Non avete soldi perché non potete viaggiare lontano, andate vicino a casa, 30-40 km. E l'Italia è un paese meraviglioso che ti regala colline, montagne, mare, laghi, di tutto e di più, e quindi sapete ad assaporare veramente il gusto della libertà, di stare bene con se stessi. Ecco, questa è l'essenza per me della One Life, di stare bene con se stessi, scoprire posti nuovi, conoscere gente nuova, ed è eccezionale. E anche un semplice panino come questo va benissimo. Adesso vi lascio perché lo finisco, perché c'ho l'altra metà e voglio assaporarmi per me questo momento. Faccio una passeggiata qua intorno alla fortezza prima di prendere il viaggio. Ah, scusate.
fantastico. Ho fatto una mangiata, ho mangiato anche un 6 clementine e che vanno via come il pane quelle, sono incredibili. La fortezza di Poggio Imperiale fu costruita tra la fine del 400 e gli inizi del 500 per volontà di Lorenzo Magnifico, con lo scopo di rafforzare le difese territoriali del dominio fiorentino. L'incarico fu affidato a Giuliano da San Gallo, per poi passare al fratello Antonio, detto il Vecchio. Il progetto non fu mai portato a completamento. La pianta della fortezza segue la morfologia del rilievo, adattandosi ad esso per sfruttarne le naturalità e potenzialità difensive. È formata dalle mura perimetrali che circondano la collina di Poggio Imperiale e dal casero, situato all'estremità del Poggio. Il casero, unico in Toscana, è un'imponente opera di fortificazione a pianta pentagonale, inseribile in un rettangolo dotato ai quattro vertici di bastioni, che riprende la forma antropomorfa teorizzata da Francesco di Giorgio Martini per la città ideale. La sua costruzione, 1505-1510, prese avvio con l'edificazione del fronte bastionato, dotato di un'unica porta d'ingresso e di due torrioni laterali. Dalla porta si accede a un lungo corridoio d'ingresso e alla sala d'armi e da lì si arriva infine a una vasta area a cielo aperto, la piazza d'armi, luogo dove si svolgono numerosi eventi e manifestazioni. Ma che meraviglia sto posto, è anche gratuito. Fantastico. Bene, è ora di tornare alla Gigia che mi metto in strada. Andiamo a vedere gli stabilimenti da fuori dei camper e poi via, si rientra verso Bologna e domani sera siamo a casa. Comunque, tanta roba. Fantastico, bello. Pensate, una cosa così a caso, ho girato, ho visto il cartello Castello Fortezza, non mi ricordo. E per il pranzo e invece c'è stata tutta questo bello. Ecco i primi telai di camper, siamo vicini, guardateli quanti ce ne sono, pronti per essere costruiti. Una sede della Trigano, ecco qua, guardate quanti telai ci sono e i futuri furgoni camper. Guardate quanti. Comunque i capannoni che vedo sono tutti marchiati Trigano. Il gruppo Trigano è grande. Qua c'è una bisarca che deve caricare un camper. Però pensavo di trovare il marchio Rimor fuori e invece c'era Trigano. C'erano altri camper che costruivano e non c'è scritto il brand, c'è scritto il gruppo, almeno quello che ho visto fino adesso. È fantastico vedere i mezzi pronti per essere costruiti, bello vedere i componenti dei vari camper, il cupolino, ho visto alcune pareti appoggiate che erano appena state scaricate, è fantastico vedere. E sono di nuovo in strada, diretto a Firenze Signa, dove prenderò l'autostrada. Ho voglia di percorrere la vecchia autostrada, sostituita qualche anno fa dalla direttissima. Nel frattempo mi godo i panorami e i paesi che le mie ruote attraversano. Momenti di guida piacevoli, senza fretta, godendomi, come ho già detto più volte, l'attimo. Un po' di musica di sottofondo per completare questo quadretto meraviglioso. Capite perché adoro questo stile di vita? Per godere di tutto questo, di cose semplici che mi fanno sentire vivo. E un giorno potrò raccontare questi momenti a qualcuno. Ah no, lo sto già facendo. Eccoci in autostrada.
ho voluto fare l'autostrada, faccio Firenze-Bologna, ma non faccio la direttissima perché la faccio sempre per lavoro, e faccio la panoramica perché l'ultima volta l'ho fatta penso nel 2008, e quindi voglio rifare la panoramica. Volevo farla qualche anno fa con Sharky insieme a Lucy, ma era chiusa e ci hanno rimandato sulla direttissima. Adesso sono nel primo pezzo, praticamente sto andando contromano come era una volta l'autostrada, e adesso qua si divide, ecco, a destra sta andando la direttissima e io sono sul vecchio tratto. Ecco, adesso sono nel tratto giusto di marcia. Ah, qua c'era l'autogrill che è stato chiuso. Sono sulla panoramica di nuovo. Fantastico. Wow, che fantastico ritrovare questo tratto dopo così tanti anni. Mentre guidavo in completo relax, senza traffico, mi vengono in mente gli anni in cui percorrevo questa strada con il cane, circa 3 volte alla settimana. Partivo dal porto di Trieste e mi dirigevo verso la zona di Prato per le consegne. Sinceramente non la passavo bene perché il camion non era performante come quelli attuali e avevo sempre paura di essere tamponato, sia in salita che in discesa. Di giorno era normale, ma di notte era veramente spaventoso per la velocità con cui gli altri guidavano. Fortunatamente, grazie alla mia prudenza e al cielo, non mi è mai successo nulla, il che non posso dire per alcuni che, per la loro stupidità, hanno causato incidenti anche mortali. Ed eccoci in cima, 726 metri sopra il livello del mare, la cima degli Appennini, e come vedete c'è nebbia. Va bene, adesso inizia la discesa. Oh, bene bene, sono appena uscito dall'Arcadia Garage, abbiamo fatto una chiacchierata del più di meno, mi ha fatto vedere i progetti che sta lavorando. È sempre entusiasmante venire qua da Alessandro e vedere i lavori che sta facendo, rimango sempre affascinato da questa cosa. Stava registrando anche per il nuovo video, che non so se l'avrete già visto o l'ha già fatto o deve ancora farlo, non so, dipende da quando esce il mio sinceramente, e c'è un po' di immagini di backstage, vi faccio vedere qualsiasi cosa. All'alba, all'alba, non lo so, sarà la quinta puntata, ci siamo riusciti a collegare con i microfoni, quindi finalmente, teoricamente, tanto tempo, e bisogna che siamo organizzati, non così, perché se vedete siamo un campo nomadi sempre, costantemente, quindi è una cosa molto buona. Bene, e con questo chiudo, ci vediamo al prossimo video. Sono stati 3 giorni intensi, veramente spettacolari, vedere le terme libere, usufruirne, non tutte, perché una era, come avete detto, era fredda, una ero arrivato tardi, però è stato piacevole. La Gigia, posso dire, ha passato il test e siamo in inverno, siamo verso la fine di gennaio, temperature di 2-3 gradi a notte, la tenda, la overdown, top top top, epica, devo dire la verità, sempre il suo ottimo lavoro lo fa, anzi si sta meglio a dormire in tenda, e che purtroppo non sempre la posso aprire, in teoria sì, perché non sbordo dalla macchina, però per evitare problemi dormo in macchina. In macchina dormo bene, però devo ancora fare qualcosa. Come layout, che ho spostato la cassa dei vestiti, e il materasso che diventa poltroncino, tantissima roba, e funziona alla grande, quindi riesco anche a stare seduto con le gambe distese, riesco a lavorare, riesco a mangiare, insomma top 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 direi. Con questo io vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo presto per nuove avventure. Ciao!